Benvenuti in un nuovo video di tecnologie ruspante a chilometro zero. In questo video parliamo se la finanza decentralizzata sia una truffa e se può accadere di nuovo quello che è accaduto nel 2017. Ma come sempre questi non sono consigli finanziari, sono semplici opinioni personali e quindi come sempre investi responsabilmente e a tuo rischio. Allora, secondo me alcuni elementi da tenere in considerazione è che abbiamo avuto per un lungo periodo una lunga piattezza che è durata anche anni e questa cosa è abbastanza simile a quello che abbiamo visto nel periodo pre-2017, quindi questo secondo me è il primo punto da tenere in considerazione. Secondo punto da tenere in considerazione, c'è di nuovo hype, ci sono diversi canali che hanno riniziato a parlare Bitcoin 100.000K, Ethereum 3.000, cifre un po' sparate così, quindi comunque c'è ancora l'interesse nello speculare nel settore. E terzo punto, forse la cosa più interessante di tutte, che molti non considerano abbastanza, è quello delle truffe. Sembra brutto da dire, ma quando nascono nuove truffe significa che c'è nuovo pubblico che vuole guadagnare facile senza studiare e se persone investono nelle truffe significa che evidentemente c'è qualcosa di reale, qualcosa di potenziale che potrebbe accadere in questo mercato delle criptovalute. E secondo me il potenziale, quello che potrebbe fare quello che hanno fatto le ICO nel 2017, quindi l'initial coin offering, il periodo dove chiunque si inventava un token e lo vendeva ad altri sconosciuti perché questi sconosciuti credevano di diventare ricchi immediatamente. La stessa cosa sta accadendo un po' adesso con la DeFi. Ci sono dei progetti interessanti che permettono di bloccare criptovalute per generare criptovalute stabili, quindi uno dei vantaggi della DeFi è che molte persone possono anche tenere i propri guadagni in valute stabili all'interno delle blockchain, ma la cosa interessante è che stanno arrivando proprio delle truffe specifiche per la DeFi. C'è già gente adesso che clona degli smart contract noti che sono sperimentali ma hanno effettivamente del potenziale interessante, cambia dei piccoli parametri e si inventa il proprio smart contract DeFi, il proprio sistema per fare airdrop dei propri token fornendo liquidità. E questo tipo di truffe secondo me fa sì che molte persone si interessino a questo tipo di progetti e di conseguenza nuove persone entreranno in questo tipo di mercato. Che dire, se sei arrivato fino a questo punto ti ringrazio, puoi lasciarmi un mi piace se il video ti è piaciuto e se vuoi puoi lasciarmi un commento con una parola magica, che cos'è questo oggetto, lasciami un commento con questo oggetto qua. Questo qui è il video che ti suggerisco io, invece questo qui è il video che ti suggerisce YouTube. Ciao a tutti e ci vediamo in un altro video.